probabilmente non sente. Voi ci sentite? Sì, No. sì. Un attimo, credo. Eravate scomparsi. Ti Stiamo sentiamo, Marco, un po' lontano, ma ti sentiamo. adesso mi Il sentite? microfono è un po' lontano, probabilmente. Allora dice che è un giornale online che segue la provincia di Ascoli di ispirazione cattolica. Ah, questo è il giornale online che segue la provincia di Ascoli. Ah. Sì, questo l'avevo capito, ma siccome non l'avevo mai incontrato sulla mia strada, per quello che chiedevo. Allora, dicevo, forse è saltato prima il collegamento, però dicevo, se Don Gianni magari può fare un indirizzo di saluto, ecco, quindi lo dovrebbe fare di oggi, e così partiamo con per mostrare i dati. Allora, introduco brevemente, poi il Vescovo ci introduce lui con un pensiero e poi presenteremo un po' i dati e alla fine il Vescovo concluderà. Capite bene che siamo molto in ritardo per presentare un po' i dati, il bilancio del 2019, ma il Covid ha ritardato un pochettino tutto. L'esperienza che abbiamo fatto anche ultimamente alla Caritas è che questa pandemia ha risvegliato in molti la dimensione della solidarietà. E quello che più mi colpisce è che ultimamente, anche questa mattina, abbiamo ricevuto un'associazione che ha chiesto di poter fare una donazione nell'anonimato. Guardate, una cosa molto strana. C'è qualcuno che ogni tanto, circa una volta al mese, porta una busta abbastanza pesante in un monastero proprio per non far sapere chi è che dona. E sono, Nedo lo sa, spesso registriamo, ecco, delle donazioni anonime. Questo dice che i cristiani hanno compreso l'insegnamento di Gesù che la destra non deve sapere quello che fa la sinistra quando si vive la carità. E allora potreste chiedervi perché dare tutti questi dati, perché certamente non è per far sapere quello che fa la Caritas, ma la motivazione è un'altra, e cioè alla Chiesa preme, come Papa Francesco ci ripete continuamente, la dimensione della trasparenza. Ecco, è importante, crediamo, che la gente sappia quello che è stato donato, dove va a finire e come è gestito, perché sui soldi della carità credo che dobbiamo prestare un'attenzione ancora più particolare rispetto alle altre dimensioni. E poi è anche questo incontro un motivo per dire grazie a quanti in qualche modo sono vicini alla Caritas. Non è, il servizio alla Caritas non è fatto soltanto dai tanti volontari, dai giovani che ci lavorano, ma è fatto in tanti modi, anche quello dei giornalisti che a volte portano a conoscenza, e in questo ci sono d'aiuto, dei fatti, delle situazioni, per cui nella gente si risveglia anche il bisogno, ecco, di dare una mano. E per ultimo, per ricordarci che ci sono dei banchieri speciali. Dei banchieri sicuri, come ci diceva Papa Francesco domenica scorsa nell'omelia, no? Diceva al terzo servo che nasconde il suo tesoro, Gesù dice: avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri, no? E il Papa commenta: ci sono per noi questi banchieri in grado di procurare un interesse duraturo. Sono i poveri. Non dimenticate, i poveri sono al centro del Vangelo. Il Vangelo non si capisce senza i poveri. Ecco, dice anche: i poveri ci garantiscono una rendita eterna e già ora ci permettono di arricchirci nell'amore. E quindi è un modo per ricordare a ciascuno di noi, anche alla gente, che se vogliamo fare investimenti sicuri, i poveri ci garantiscono che ci saranno, ecco, ci sarà una rendita eterna. Bene, passo la parola al Vescovo. Bene, grazie Don Gianni, grazie a tutti voi che siete in collegamento, naturalmente i miei saluti a tutti voi. Ecco, presentare un bilancio è un'opera di trasparenza e credo che sia molto importante, come diceva già anche Don Gianni, essere trasparenti soprattutto quando
si maneggiano soldi appunto non propri ma di altri, perché i soldi della Caritas sono i soldi dei poveri. E quindi quando maneggiamo le cose dei poveri occorre sempre una grande attenzione. Il comunicare, è vero, non è un'ostentazione, ma credo che sia giusto che vengano comunicate anche le cose positive. Ripeto, non per ostentare, non per dire che siamo più bravi, meno bravi degli altri, che ne so io, non è questo. Però nella comunicazione non deve passare soltanto quello che non va, deve passare anche quello che va, perché altrimenti è una prospettiva, dico sempre, sbagliata della realtà, perché se della realtà io presento solo un aspetto, dico la verità, ma nello stesso tempo non dico la verità. E quindi non ostentazione, ma una comunicazione reale. Certo, il Covid ci sta imponendo delle limitazioni a tutti, anche alla Caritas, nel modo nel quale la Caritas esercita la sua attività senza rinunciare a nulla, però certo delle limitazioni. Con gesti meravigliosi, di solidarietà. Io dico che la solidarietà è la vera forza della nostra vita insieme ed è fonte di sicura speranza. È la solitudine che toglie la speranza. La Caritas è un esempio di questa solidarietà, con gesti meravigliosi di solidarietà. Don Gianni ricordava l'anonimato, a me ha fatto tra le tante cose molto impressione quella classe di ragazzi che non avendo potuto fare la festa di fine anno hanno donato il tutto, invece che fare la festa l'hanno donato alla Caritas per quelli che erano in difficoltà per il Covid. Mi pare che sia un gesto davvero che dice che anche i giovani, di cui si parla tanto, ma sono capaci di gesti molto significativi e molto importanti. Così come i giovani che sono ospitati alla Caritas, secondo me, sono un altro bel esempio da mostrare. Il fatto che giovani extracomunitari, così siamo abituati ormai a definirli e a chiamarli, si prestino a servire a tavola, a servire i bisogni della Caritas e quindi a servire altri poveri, connazionali, ma non solo connazionali, anche italiani, credo che sia un altro bel gesto che dice che dobbiamo avere una ottica nel guardare la realtà molto più ampia. Certo, sabato scorso abbiamo inaugurato le casette, la casa di Lazzaro, no? Un altro piccolo segno, ma molto significativo a mio modo di vedere, di presenza, di positività, che cerca di rispondere ai bisogni con i mezzi che ci sono. Certo, sappiamo che sono sempre insufficienti, però quando si fa quel che si può, si fa sempre tanto, tanto per andare incontro ai bisogni. Resta sempre molto da fare, ma è tutt'altro che poco quello che si fa. Quindi la mia gratitudine va a tutti i volontari, a tutti coloro che si prestano alla Caritas con grande generosità. Una delle ricchezze della nostra Caritas è che è fatta tutta di soli volontari. E questo dice qualcosa di molto grande per me, non perché sia indegno vivere del proprio onesto lavoro, questo assolutamente non è indegno, anzi è più che giusto, ma il fatto che ci siano persone motivate che dedicano parte del loro tempo ad aiuto di chi ne ha bisogno, credo che sia una delle ricchezze. Detto questo, non c'è altro che il mio augurio e il mio ringraziamento a tutti perché si possa continuare, lasciando a chi di dovere presentare il bilancio e le attività. Grazie e buona giornata. Grazie Eccellenza, grazie Don Gianni. Allora, partiamo rapidamente per la presentazione. Tendi la mano il report appunto di Caritas Diocesana 2020 relativo ai dati del 2019. Tutti i dati che presenteremo oggi sono stati elaborati dall'Osservatorio delle Povertà e delle Risorse attraverso il sistema informatico OSPO Web. Scusa, posso chiedere? Scusa, Prego. se interrompo, scusa che sennò. Prego, prego. Posso chiedere una cosa? Almeno questa parte della presentazione può essere registrata, credo, da voi? Io non so se posso Siamo registrarla e poi in diretta inviata, su perché è YouTube. interessante. Quindi siamo in diretta su YouTube.
Ah, non sapevo io. Ok, allora quindi possiamo prendere il file YouTube. Ok, perché live on YouTube, vedo adesso. Va bene. E poi dopo ve lo manderemo su tramite Sì, mail. così questa parte. Perfetto, grazie, scusatemi. No, nulla, figurati. Come dicevo, OspoWeb è un software dove vengono appunto registrate tutti gli interventi effettuati dalla Caritas diocesana e dalle Caritas parrocchiali. I dati che vedremo ora sono stati messi, ecco, a disposizione ed elaborati dal dottor Lorenzo Felici. Procediamo. Allora, innanzitutto, ecco, allora, sui dati relativi al centro d'ascolto, allora, quest'anno registriamo una lieve flessione dei dati rispetto appunto al 2018, di circa 700, quindi sono stati circa 782 persone che si sono rivolte al nostro centro d'ascolto. Un dato, diciamo in tendenza, comunque che tende comunque a scendere, ma soprattutto noi registriamo che c'è un aumento, le richieste avvengono soprattutto da donne, quindi oltre la metà di chi si rivolge, di chi viene nei nostri centri di ascolto, sono donne, sono mamme, quindi che vengono a chiedere comunque, fanno delle richieste. Oltre il 60% è di provenienza straniera, mentre gli italiani restano stabili intorno al 30%, come potete vedere. Ci sono circa, durante l'anno siamo stati aperti per 253 giorni, quindi gran parte dell'anno il centro d'ascolto operativo, solitamente dal lunedì al venerdì, con 7 volontari che si alternano. Di questo numero possiamo parlare, appunto, raccontare dei passaggi che quest'anno sono stati circa 4.143, mediamente 5 passaggi a persona. Che cosa sono? Quindi vengono solitamente, diciamo, mediamente delle persone dalle 5 alle 6 volte singolarmente. Le richieste invece che sono state effettuate sono circa, come potete vedere, oltre 4.000. E gli interventi, ovvero le risposte che siamo stati in grado appunto di effettuare, gli interventi possono essere molteplici, intervento appunto di viveri, vestiario, pagamento di utenze, richiesta di lavoro, supporto legale, accoglienza, sono di circa 4.200. Ora andiamo sui servizi, sul servizio mensa. Come potete notare, c'è un aumento esponenziale. Ecco, questo va spiegato perché rispetto al 2018, come potete vedere, c'è stato un aumento del quasi 150%. Per quale motivo? Perché durante il 2019, oltre alla mensa Caritas, che come potete vedere il dato resta piuttosto stabile, si sono aggiunti appunto la casa d'accoglienza Giovanni XXIII, ovvero la casa d'accoglienza, quindi il servizio della parrocchia di Cristo Re, quindi dove è stata supportata dalla Caritas diocesana, e anche per gran parte anche per le case d'accoglienza Caritas. Come sapete, affronteremo più tardi poi questo argomento. Abbiamo 3 case d'accoglienza supportate e coordinate appunto dalla Caritas. Il servizio docce, che è prevalentemente utilizzato da persone senza fissa dimora, resta stabile, anzi c'è un aumento, quasi 2.000 interventi rispetto al 2018. Ecco. Scende il barbiere, ma come sappiamo gli interventi sono relativi, quindi questo è un servizio quasi ad uso esclusivo di persone senza tetto. Anche per il servizio vestiario, ecco, c'è stata una lieve flessione rispetto al 2018, ma comunque riscontriamo anche, quindi c'è la collaborazione anche qui con l'associazione Il Mattino, ovvero con l'Armadio dei Piccoli. Come potete vedere, l'Armadio dei Piccoli si occupa prevalentemente di fornire comunque indumenti e materiale comunque per l'infanzia. E come potete vedere sono stati effettuati circa 2.400 interventi, ovvero supporto, quindi pannolini, igiene appunto per l'infanzia, giochi e quant'altro. Questo servizio, sia il vestiario
che appunto l'armadio dei piccoli è gli utenti, le persone che ne usufruiscono, oltre senza tetto sono anche molte famiglie, ok? Andiamo alla condivisione viveri. Allora, le famiglie assistite, qui come potete vedere, sono state circa 213, per un totale di componenti circa oltre 500 persone, e i pacchi distribuiti sono 1300, oltre 1300. Che cosa è qui? Come potete vedere c'è una flessione, una diminuzione comunque. Per quale motivo? Innanzitutto c'è stato un potenziamento delle reti parrocchiali. L'obiettivo di Caritas Diocesana era rendere comunque attivo e comunque concreto un supporto capillare. La Caritas Diocesana è un grande contenitore, diciamo, che comunque gestisce e coordina le varie attività, ma solo attraverso comunque l'efficacia delle Caritas parrocchiali siamo riusciti a dare maggiori interventi. Ecco spiegato perché c'è una flessione anche della condivisione dei viveri. Quindi molto probabilmente, no, molto, quasi certamente, ci sono state molte persone che si sono rivolte alle Caritas parrocchiali e che comunque sono state intercettate appunto dalle Caritas parrocchiali. Quindi questo è un dato per noi sicuramente positivo perché c'è una diminuzione, ma è altrettanto positivo perché comunque la capillarità del servizio è già nel 2019 si è resa molto molto più effettiva e concreta. Sui dati del poliambulatorio, anche qui registriamo una diminuzione, ma come potete vedere gli interventi per la stragrande maggioranza, quasi il 50%, sono interventi odontoiatrici, quindi che rispetto anche al 2018 tengono, quindi sono sostanzialmente gli stessi. E un altro aspetto significativo, come potete vedere anche altre visite ortopediche, oculistiche, ginecologiche, di medicina di base, ma nel 2019 anche grazie alla progettualità del poliambulatorio amico che è stata messa in campo proprio lo scorso anno, siamo riusciti comunque a dare un supporto importante alla persona a 360 gradi, anche con supporti psicologici. E c'è stata anche la distribuzione, come potete vedere, di farmaci, perché come diciamo, grazie anche alle tante persone che donano i farmaci comunque alla Caritas, siamo riusciti quasi ad istituire una farmacia sociale che riesce comunque a fornire dei medicinali a chi non può permetterseli. Sui dati relativi all'accoglienza chiamo in aiuto la dottoressa Raffaelli, coordinatrice delle strutture. Prego, Elisabetta. Salve, buongiorno a tutti. Vi presento i dati dell'accoglienza 2019. Allora, quando accogliamo una persona, noi cerchiamo di fornirgli un supporto nella sua totalità. Infatti, oltre a fornirgli un posto dove dormire e i viveri, gli forniamo anche un supporto psicologico, un supporto scolastico, di documenti e un accompagnamento lavorativo. Nel 2019 abbiamo accolto 63 persone, di cui 8 donne e 55 uomini. Attualmente abbiamo tre strutture, di cui la Casa San Paolo VI a Montebrandone, la struttura Monsignor Gervaso Gestori, che è la struttura della Caritas, e Padre Giovanni dello Spirito Santo a Paese Alto di San Benedetto del Tronto. Come vedete dalle percentuali, abbiamo una prevalenza di ospiti gambiani e senegalesi. Queste percentuali fanno riferimento alla nostra struttura di Monsignor Gervaso Gestori, dove accogliamo giovani ragazzi extracomunitari. La percentuale dell'età è di circa 24 anni. Poi abbiamo la percentuale italiana che è del 17%, che fa riferimento alle nostre due strutture dei padri separati, sia a Paese Alto che a Montebrandone.
Poi abbiamo la nostra struttura delle donne, dove abbiamo una percentuale del 6% rumena e il resto italiana. Vi ripasso. Grazie. Allora, adesso passiamo sui dati relativi al lavoro. La Caritas anche, grazie anche allo sportello lavoro, è riuscita ad attivare durante il 2019 circa 31 tirocini di inclusione sociale. Il lavoro diventa fondamentale per le persone anche in un momento, soprattutto in un momento di crisi economica. Già nel 2019, seppur con una lievissima ripresa economica, come avete potuto vedere dai dati che abbiamo appena elencato, comunque c'è stata una diminuzione degli accessi appunto ai nostri servizi e questo per noi è un dato molto positivo. Chiaramente si sta parlando di dati relativi, quindi antecedenti anche all'emergenza sanitaria. Come vi dicevo, appunto, sono stati, grazie alla legge 593 del 2018, sono stati attivati ben 31 tirocini, grazie anche a delle progettualità che sono state messe in campo durante lo scorso anno. Questi tirocini sono prestazioni lavorative che comunque hanno l'obiettivo di rimettere un po' nella società persone che vivono un momento di disagio che può essere economico, quindi lavorativo, ma anche psicologico e sociale. Ecco, noi solitamente ne attiviamo per una durata di circa 3 mesi. In un compenso mensile di 300 euro, siamo riusciti ad attivarne nei vari servizi che abbiamo qui elencati. I servizi d'assistenza sono i servizi relativi, ecco, alla Caritas, quindi tutta la rete Caritas, tutti, diciamo, i servizi che sono stati messi in campo, li abbiamo inserito delle persone che hanno dato una mano, un contributo non indifferente, ecco, alla Caritas. Poi abbiamo anche nelle cooperative sociali, quindi che lavorano nella ristorazione, nei vivai, quindi con artigiani, imprese locali e vendita al dettaglio. Il progetto appunto dei tirocini continua anche quest'anno, ma questo poi lo vedremo successivamente. Un altro aspetto, come ci ricordava il Vescovo Carlo, un altro aspetto fondamentale della nostra Caritas, appunto, sulla sua grande rete di volontari. Senza di essi, noi senza, non potremo realizzare tutto quello che è stato realizzato in questo tempo. Ci sono circa 57 volontari impegnati nei servizi, che sono attivi quotidianamente. Qui ovviamente non sono contati tutti i vari volontari anche delle parrocchiali, nelle Caritas parrocchiali che sono altrettanti. Questo è estremamente, estremamente importante. Ci sono anche stati durante il 2019 quattro giovani impegnati nel servizio civile. Per un totale, ecco, Lorenzo ha fatto anche il calcolo delle ore donate, circa 6.588 ore donate durante il 2019. Questo è un grande segnale di prossimità e di solidarietà. Ma il volontariato deve essere, quindi chi aiuta in un certo senso deve comunque essere pronto. Noi dobbiamo essere pronti e essere preparati per sostenere e per aiutare gli altri. Quindi si è reso necessario una serie di incontri formativi per tutti i volontari. Abbiamo utilizzato anche le varie piattaforme che abbiamo qui oggi a disposizione, ma attraverso anche delle progettualità, insieme anche appunto alla Fondazione Caritas, come il DNA del volontario. E quindi questi 6 incontri formativi che sono stati sviluppati durante il 2019 sono stati utili, ecco, per preparare e formare la grande rete di volontari che supporta e che lavora, ecco, nelle situazioni di prossimità e di vicinanza appunto alle persone più fragili. Ok, quindi ovviamente non sono nemmeno qui contate, ecco, le suore del piccolo fiore di Betania che sono quotidianamente operative nella struttura di Via Madonna della Pietà 111. Il loro supporto è veramente tangibile
e il loro impegno è encomiabile. Ed ora vorrei passare la parola al nostro amministratore, il nostro tesoriere, che lo vedo già pronto dietro i suoi, davanti ai suoi faldoni. Se ci può raccontare un po' il bilancio di questo 2019 e quindi raccontare un po', spiegarci un po' questi dati, come appunto in virtù della trasparenza che ci siamo ripromessi, ci siamo detti anche in precedenza, raccontare un po' l'anno della Caritas. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Di solito parlare dei numeri in queste circostanze è la cosa più noiosa, ma noi attraverso questi numeri vogliamo far capire tutto quello che Marco fino adesso ci ha raccontato, cioè tutto passa attraverso un impegno finanziario ed economico. Prima di passare alla lettura dei numeri, due piccolissime osservazioni. La prima, le scuse le ha già fatte il direttore Don Gianni, mi associo e chiedo scusa personalmente per questo ritardo a Sua Eccellenza il Vescovo e l'economo diocesano, ma è stato un anno particolarmente impegnativo. Era già impegnativo di per sé stesso perché avevamo 4 progetti in piedi su cui lavorare e rendicontare, e oltre a questi poi in virtù della pandemia se ne sono aggiunti altri 4 che vedremo proprio in una slide successiva. Considerate che nel 2020 siamo passati da 800 scritture, adesso abbiamo, a mese di settembre, abbiamo raddoppiato le scritture contabili del 2019. Considerare solo questo, abbiamo 1800 scritture effettuate fino adesso, ed è per questo che va il ringraziamento alla collega Tiziana che fa questo lavoro con professionalità e serietà, e il ringraziamento va pure alla dottoressa Brandimarti che fa come revisore contabile del bilancio. In virtù sempre della trasparenza mi permetto di far notare che noi, oltre ai volontari che abbiamo qui, abbiamo 6 ragazzi che sono convinto di quello che dico. Senza di loro la Caritas non potrebbe andare avanti. È pur vero che dei ragazzi che devono trovare la loro strada del futuro e che non possono fare a 30 anni volontariato tout court, ma non li troverete nel libro paga della Caritas. Sono ragazzi che riescono ad avere una ricompensa attraverso i progetti, quindi trovano la progettualità e nell'individuare un progetto c'è una parte di compenso anche per chi ci lavora su quel progetto. Noi, in virtù di questa trasparenza, va detto anche questo, perché alcune domande in merito a questa problematica è stata fatta. E quindi mi permetto di ringraziarli personalmente perché sono vitali nel loro entusiasmo che mettono giornalmente per l'ascolto psicologico, per l'attivazione dei TIS, per la formulazione dei progetti, per la rendicontazione che fa e per il presidente tuttofare Lorenzo. E quindi cito Sara, Elisabetta, Marco, Edoardo, Stefania e appunto Lorenzo. L'ultimo ringraziamento va al presidente della Onlus, Peppe Paci, per la collaborazione che si è instaurata con la Onlus, in quanto rappresenta il braccio destro della Caritas. La Caritas non può essere un IS, una società commerciale, e in quanto è un ente della diocesi, e se c'è bisogno di attivare quei TIS lo facciamo attraverso la Onlus. Vediamo cosa ci può dire di più questi numeri. Come vedete, parlavamo prima dei progetti, e i progetti che in piedi avevamo a questo anno è Una Casa per Te, Poliambulatorio Amico, Liberi di Partire, Liberi di Restare, e se ne è aggiunto poi un altro che è quelle le radici del futuro.
poco rappresenta di solito le attività e le passività, rappresentano un po' una visione di quella che è la realtà. Ci interessa in modo particolare invece l'aspetto dei costi e ricavi, quindi la slide successiva, dicendo che sempre per dovere di trasparenza rappresentiamo questi costi con il criterio della competenza e rappresentiamo i ricavi con il criterio della cassa. Che significa questo? Significa che il costo viene effettivamente imputato all'anno di riferimento. Facciamo riferimento a una polizza di assicurazione che va da giugno a giugno. Attraverso il risconto, così si chiama tecnicamente, imputiamo 6 mesi all'anno in corso e 6 mesi all'anno successivo. Questo è il criterio di competenza. Invece i ricavi vengono imputati tutti nell'anno in cui vengono percepiti. Voi capite che questo non può andare sempre bene. Bisogna adattarlo, bisogna mettersi con un sistema di gestione puntuale. Perché dico questo? Perché supponiamo che l'economo diocesano che trasferisce la quota dell'8 per mille alla Caritas dovesse cambiare un importo a fine anno e magari invece di trasferire come l'anno precedente un importo diverso, questo va a modificare quello che è il ricavo della Caritas, generando quindi un avanzo, un disavanzo in funzione del trasferimento che ci avviene dell'8 per mille. Voi capite benissimo che non è un sistema corretto, trasparente di rappresentare i numeri. E quindi già è predisposto, purtroppo per il 2020 ancora no, ma per il 2021 verrà fatto tutto per competenza, quindi attiveremo il fondo nel momento in cui ci vengono trasferiti i fondi e li renderemo liquidi nel momento in cui siamo nell'anno di riferimento, evitando queste distorsioni che si possono verificare attraverso questa gestione. Quindi dal bilancio 2021 avremo una nuova rendicontazione dell'8 per mille, molto particolareggiata, e una nuova rappresentazione dei costi e ricavi che ci permetteranno di avere una situazione molto più trasparente. Se noi vediamo oggi questo bilancio, presenta un disavanzo di 20.597, che è realmente quello che è accaduto in questo anno. Ma se a fine 2019, per fare l'esempio, l'economo diocesano mi avesse trasferito 20.000 euro, e magari non lo so, ma poteva farlo, so che il bilancio della diocesi funziona agosto su agosto, il nostro per anno solare, ma penso comunque avrebbe potuto trasferirmi, significava che noi non avevamo avuto un disavanzo di 20.000, perché questo dato è in funzione, no, di quanto effettivamente ci viene trasferito, del tempo in cui ci viene trasferito. Questo verrà nei prossimi bilanci definitivamente risolto facendo un bilancio per competenza per tutto l'anno. Per quanto riguarda le entrate, è stato visto, l'8 per mille ha rappresentato 135.000, le offerte straordinarie sono rappresentate da 25.000 euro che la Caritas nazionale ci trasferisce per il potenziamento delle mense. Questo purtroppo da quest'anno è sceso a 10.000 euro, non più 25.000 ma 10.000 euro, e le offerte che sono state raccolte nel periodo Avvento e Quaresima e da altri privati per 10.000 euro. Per quanto riguarda i costi, diciamo che non ci sono grossi scostamenti in riferimento al 2018. Noi spendiamo energia elettrica 10.000 euro, ne spendevamo 7, il gas 13.000, ne spendevamo 11, l'acqua 2.4, ne spendevamo 2.000, la telefonia 1.007, ne spendevamo 2.4 con una piccola diminuzione, manutenzione 15.000, ne spendevamo 11. Il vero costo che determina anche il disavanzo sta nei viveri e stovagli.
Noi in questa voce nel 2018 era 25.000, è aumentato a 65.000. Considerato che abbiamo fatto qualcosa come da 20.000 a quasi 50.000 pasti, quindi 30.000 pasti in più. E da quest'anno, come dicevo, il potenziamento delle mense, il contributo di ristoro della Caritas nazionale da 25.000 passa a 10.000. Questa voce 65.000 potrebbe essere eccessiva, ma se considerate il totale dei pasti, a noi viene il costo di un pasto di 1,86 euro, quindi siamo ancora sotto al limite accessibile considerando il costo dei pasti che vengono fatte da altre strutture. Una voce aiuti indigenti, e qui è diminuito l'importo, era 42.000 nel 2018, è diminuito, diciamolo chiaramente, non perché non ci sono state richieste, ma perché purtroppo non possiamo accontentare tutti, e questo ce ne dispiace molto, ma non possiamo perché, lo vedete, abbiamo un disavanzo di 20.000, se continuavamo ancora a concedere contributi, in quella voce ci sono le bollette che noi paghiamo, gli affitti, i contributi vari. E purtroppo abbiamo dovuto tagliare un po' da questo punto di vista perché i fondi non erano sufficientemente ampi per poter soddisfare tutte le richieste. Quindi l'importanza che abbiamo detto è la competenza, la cassa, riportiamo il bilancio per cassa tutto dal 2021. Un'altra particolarità a cui tengo in modo particolare è il non utilizzo del contante il più possibile. Ma questo non per essere contro la normativa dell'antiriciclaggio, assolutamente no, perché vorremmo che tutte le operazioni fossero tracciabili. E questo può avvenire solo ed esclusivamente attraverso il pagamento dei mezzi elettronici. È stato ridotto il contante dagli anni in corso fino ad oggi quasi dell'80%. Voi capite che non tutto è possibile. Il volontario che va a fare una commessa fa benzina e la paga e la rimborsiamo. Alcune cose ancora ci sono, ma l'80% di quello che ho trovato è stato eliminato. L'uso del contante deve essere l'ultima cosa, l'ultima ricorsa. Ecco, vogliamo che tutte le operazioni rimangano tracciate attraverso la moneta elettronica. Il bilancio presenta appunto un disavanzo di 20.000. Se mi metti la slide precedente, per cortesia, Lorenzo. Vedete la voce fonde spese future, 65.000 euro. Questo è l'importo che noi abbiamo come fondo per poter sopperire alle perdite che si sono verificate. Quindi i prossimi giorni effettueremo delle scritture e utilizzeremo questo fondo per annullare il disavanzo 2018 di 4.011,42 e per ammortizzare il disavanzo 2019 per 20.597. Quindi questo fondo di 65.000 verrà decurtato di 25.000, quindi il fondo a disposizione per il futuro rimarrà di 45.000. Ora, una piccola flash, piccolo flash sull'ultima slide. Scusami, Nedo, volevo aggiungere un pochettino per chiarire quello che diceva prima Marco Sprigacè, cioè l'opera che è stata fatta in questo periodo è quella di valorizzare le Caritas parrocchiali. Per cui molte richieste sono state rinviate alle Caritas parrocchiali
per un motivo molto semplice, perché sono sul territorio e conoscono molto meglio di noi le situazioni delle famiglie. Evidentemente, quando le Caritas parrocchiali non riescono a dare un contributo, allora chiedono alla Caritas diocesana. Così si spiega anche la diminuzione. Non solo, ma c'è da aggiungere un'altra cosa, cioè l'impegno di Caritas, della Caritas diocesana di creare rete. Per cui, per esempio, c'è una collaborazione con la Fondazione Antiusura che ci permette, per esempio, di far pagare affitti e bollette. No? C'è la collaborazione con altri enti della diocesi che permette di indirizzare, perché è chiaro che non riusciamo a venire incontro a tutte le esigenze. Volevo anche dire che questi dati, chiaramente sono prima di tutto del 2019, come si è capito, ma sono soltanto i dati della Caritas diocesana. Chiaramente il lavoro maggiore che la Caritas fa lo fa nelle parrocchie, e dobbiamo dire che molte parrocchie sono attrezzatissime, ci sono delle parrocchie anche in città veramente molto che lavorano molto nel campo della carità. Quindi è una parte, tra l'altro non la più importante, di quella che è l'attività della carità in diocesi. Il più lo fa le Caritas parrocchiali, con cui si sta sempre di più si sta creando rete, con cui si collabora, perché ci sembra importante anche qui non dare soltanto, ecco, pagare una bolletta eccetera, è necessario seguire queste persone, perché dietro il non pagamento di una bolletta ci può essere una povertà arrivata, ma spesso e volentieri c'è invece una povertà di capacità di gestione, e allora lì non basta pagare la bolletta, è necessario che dei volontari affianchino le famiglie. Quest'opera è chiaro che possono fare nelle parrocchie. Scusami. Grazie Don Gianni, ecco perché io sono il tesoriere e tu sei il direttore, perché riesci a far comprendere meglio quello che possono dire i semplici numeri. In realtà, ma ti posso dire, Nedo, che quello che hai detto io non ho capito niente. Però, per questo ci sono diverse figure. Però quello che hai detto dopo è molto molto importante, perché è così la realtà. Allora, concludiamo soltanto con questa piccola, perché ci permette un attimino di giustificare anche il ritardo con cui veniamo a presentare il bilancio 2019. E nel corso dell'anno, in virtù della pandemia, ci siamo attrezzati, e voi vedete soltanto che dal 16 marzo al 30 giugno abbiamo fatto 1208 interventi. Se considerate che in tutto l'anno 2019, come avevamo visto prima, ne abbiamo fatti 4000, in tre mesi abbiamo fatto un terzo di tutti gli interventi che normalmente viene fatto un anno. Che cosa abbiamo fatto in modo particolare? Abbiamo avuto dalla Caritas italiana, l'8 per 1000, due erogazioni, una di 10.000 subito il mese di marzo, già rendicontato, e altre 20.000 che si conclude il 31 di dicembre. Con queste 20.000 abbiamo fatto 12.000 per attivare dei TIS, come diceva Marco, il resto per pagamenti di bollette, fitti e quant'altro, mentre nella prima tranche di 10.000 la maggior parte abbiamo comprato i buoni spesa della Conad. Abbiamo avuto 35.000 euro di donazioni da privati, e queste sono andate tutte per l'aiuto alle famiglie. A tutt'oggi abbiamo 2.000 euro di avanzo, abbiamo speso tutto quello che ci è stato dato proprio con la causale emergenza Covid. Alcuni addirittura ha detto viveri, qualcuno addirittura ha detto, ci ha specificato quello che volevano, abbiamo risposto spendendo tutto, perché così c'era stato richiesto. E poi abbiamo i due fondi che sono stati istituiti della diocesi,
Era un fondo sostanzialmente famiglie per 30.000 euro, questo è esaurito nel senso che il plafond è stato consumato tutto quanto. Abbiamo fatto qualcosa come quasi 100 bonifici e il fondo Ripartire nella solidarietà, il quale è ancora tuttora in piedi perché la prima scadenza è il 31 dicembre, la sua eccellenza ci diceva che molto probabilmente verrà prorogato per altro tempo e di questo abbiamo speso per il momento un terzo dell'importo. Questo sta a significare che, siccome la caratteristica di questo fondo è che potevano accedere chi aveva perso lavoro nel periodo di marzo e aprile del Covid, le richieste sono pervenute, ma parecchi avevano altri risorse, cassa integrazione, avevano mobilità, avevano, e quindi per il momento abbiamo un fondo che potrebbe anche essere rivista nelle sue caratteristiche e poter aiutare, perché prevediamo che la pandemia non finisce domani mattina e quindi ci saranno mesi invernali, la prossima primavera, ancora richieste da soddisfare. Grazie a tutti. Scusa Nedo, preciso un momentino, se permetti, questi due fondi che vengono dalla diocesi di San Benedetto del Tronto. Sì. Sono fondi che non sono quelli che la diocesi aveva, ma che la Conferenza Episcopale Italiana, attingendo dall'8 per mille, ha fatto arrivare alle diocesi per l'emergenza Covid, che sono stati destinati appunto il fondo Ripartire nella solidarietà per coloro che si trovano in difficoltà a causa perdita lavoro, diminuzione del reddito familiare e quant'altro, e l'altro delle famiglie. Quindi con l'impegno da parte della Conferenza Episcopale Italiana che i soldi che mi sono stati dati, che sono questi, e probabilmente ce ne sono alcuni altri che potranno essere aggiunti, adesso vediamo, devono essere spesi entro il 31 di dicembre, ma poi visto che la pandemia che si pensava potesse essere svolgersi in un'altra maniera si sta manifestando ancora con gravità, possono essere appunto gestiti fino a maggio, giugno, adesso vediamo. Comunque sono fondi che vengono dalla Conferenza Episcopale Italiana e che naturalmente ha attinto ancora al famoso 8 per 1000, che è la grande risorsa che ci permette di fare carità, altrimenti non saremmo assolutamente nell'impossibilità di fare carità. Questo ecco per capire quei 230.000 euro che altrimenti sarebbero stati un pochettino difficili da spiegare. Grazie. Scusa Lorenzo, la slide sul bilancio, perché mi sono reso conto che non, la parte costi e ricavi, quella successiva, mi sono reso conto che aiuto indigenti, poi mi sono fermato, non sono andato avanti. In realtà c'è la voce più importante, i 164.000 rappresentano il costo, e poi lo trovate nell'utilizzo dei fondi a ricavi, dei progetti che abbiamo in questo momento attivi. I progetti che facevamo riferimento prima, una casa due, poliambulatorio, le radici del futuro, e poi contributo ai suori di Betania, 39.000, qui potrebbe sembrare un errore, in realtà non è così. La quota del semestre 2018 non era stata mai pagata, per cui nel 2019 sono state pagate tre rate, e non soltanto due. E poi ci sono le spese varie di gestione, come sempre ogni bilancio porta, ma abbiamo anche di quei 12.000 dove è scritto varie, abbiamo un elenco di una pagina che non vi sto a tediare a leggerla. Grazie. C'è da dire anche, poi ci abbiamo diamo la parola per concludere al Vescovo, perché è quasi mezzogiorno e ci siamo dilungati, penso. C'è da dire che questi progetti sono quasi tutti finiti, eccetto le radici del futuro. Questo mi piace sottolinearlo, perché è un progetto
presentato insieme alle diocesi di Ascoli e Fermo, che presta attenzione alle zone della nostra parrocchia che sono terremotate. E quindi c'è un'attenzione che continuerà fino, pensiamo di prorogarlo non fino a primavera, ma di farlo durare fino a giugno, un'attenzione a queste piccole comunità che, oltre ad essere segnate dalla pandemia, ancora portano le ferite del terremoto. È un progetto di accompagnamento soprattutto pastorale e quindi di accompagnamento di queste piccole comunità, sostenendo con gli animatori. Durante l'estate in quattro di queste piccole comunità sono stati attivati, per quello che era possibile, un oratorio estivo per i ragazzi. Adesso stiamo anche insieme a tutta la diocesi accompagnando un pochettino i catechisti, e pensiamo di poter, attraverso questo progetto, mettere affiancare in queste piccole comunità gli animatori, in modo da rendere un pochettino più viva la pastorale, di sostenere un pochettino queste piccole comunità dell'interno. Bene, credo che possiamo avviarci verso la conclusione, quindi chiedo... A meno che ci sia qualche domanda da parte Prego, Pierpaolo. Sì, soltanto una, che poi il resto era tutto molto chiaro e dettagliato. Per agganciare, diciamo, questo è il bilancio 2019, per agganciarlo un po' al presente, visto che l'abbiamo fatto un po' con la slide sul Covid, per capire... se quei dati, diciamo il polso, se avete il polso, scusate, c'è il cane che abbaia mentre parlo, quindi un po' zoo, scusatemi, il polso della situazione sulla situazione attuale, se sono aumentati i vostri servizi a causa dell'emergenza Covid, se potete presumerlo, se avete qualche informazione. Allora, i servizi della Caritas in questo momento funzionano in maniera un po' diversa. Per esempio, il centro di ascolto è telefonico. Capite per quale motivo, nel senso che la situazione anche in città non è molto rassicurante, no? E per cui cerchiamo di far entrare in Caritas meno persone possibili, quindi il centro di ascolto è telefonico. Anche i viveri e il vestiario si va per appuntamenti, in modo da non creare assembramento. La difficoltà più grossa è quella dei pasti. Noi facciamo dei pasti da asporto e alcuni, purtroppo, non avendo casa, finora si fermano, mettiamo dei tavoli fuori, distanziati, eccetera. Con l'arrivo della cattiva stagione non sappiamo come si potrà fare. Certamente, forse questo Nedo potrà dirci più preciso, ci sono arrivate tante richieste, perché poi che cosa è successo? Il Covid ha peggiorato le situazioni pregresse, cioè tutte quelle famiglie che avevano difficoltà col Covid hanno visto la situazione peggiorata, soprattutto per chi svolgeva lavori anche precari. Pensiamo per esempio a quelli che lavoravano negli alberghi durante l'estate. Però forse sulle richieste concrete Nedo, che segue un pochettino più da vicino, può essere più preciso. Sì, certo, basta vedere e considerare un dato. Il bilancio 2019 si è chiuso con ricavi e costi 360 su 380 con 20.000 di disavanzo. Al 30 di settembre 2020 eravamo già a 410.000, quindi presumo che al 31 dicembre andremo a movimentare oltre 500.000 euro di costi e ricavi. Non ci dovrebbe essere un grosso disavanzo quest'anno. Per cui il numero rappresenta più servizi, il numero rappresenta più vicinanza, perché il nostro sono solo ed esclusivamente servizi alla persona. C'è da dire, e questo il Vescovo ce lo ricorda spesso, che tantissimo di tutto questo viene fatto grazie all'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, perché qualche volta un pochettino si svilisce tutta questa, no, questa dimensione qui, ma se il Vescovo non ci passasse i fondi dell'8 per 1000, certamente non riusciremo a fare tantissime cose. Qualcun altro che aveva altre domande? Bene, allora possiamo chiudere. Credo che sia stato detto tutto. Io aggiungo il mio ringraziamento
a tutti quelli che lavorano, avete visto che è un impegno anche notevole, anche se non si riesce a rispondere a tutte le urgenze, a tutte le necessità, però i numeri e il tipo di attività dice quanto impegno ci sia e quanto lavoro quotidiano ci sia. 50.000 pasti in un anno, se si fa la proporzione, si vede subito che tipo di impegno c'è. E io mi sento così, più che soddisfatto, mi sento orgoglioso di poter fare qualcosa come Chiesa italiana e come Chiesa anche diocesana attraverso la collaborazione di queste persone volontarie, delle suore e di quant'altro. Come ricordava Don Gianni, è vero, molto spesso anche a me viene l'osservazione: ma che cosa ne fate tutti questi soldi dell'8 per 1000? Ecco, se voi guardate il bilancio della nostra Caritas, che è una delle 226 Caritas diocesane italiane, e vedete che cosa viene dall'8 per 1000 alla nostra diocesi, che non è delle più grandi, ecco, guardate tutte le altre Caritas e si capisce dove vanno a finire i soldi dell'8 per 1000, e quindi la utilità notevole di questa donazione da parte dei cittadini, che costa niente ai cittadini ma è molto utile. Ringraziando tutti e anche così i giornalisti che sono in rete per il lavoro che fanno, per la comunicazione che danno, perché comunicare correttamente è un'altra delle opere che aiutano le persone a poter essere più liberi nel loro giudizio e anche nelle loro azioni. Tramite questo collegamento ringrazio anche tutti i donatori. Avete visto che parecchi donano alla Caritas, donano beni, donano anche denaro oltre che beni, ai negozi che donano cibo e quant'altro, alle associazioni che portano frutta, verdura e quant'altro. Ecco, così credo che sia giusto ricordarli e ringraziarli, perché è un lavoro prezioso ed è una preziosità anche questo dono. Continuiamo a fare. Credo che ciò che è molto importante è la motivazione. Se non possiamo fare tutto, ma la motivazione di carità che ci muove è quella che è più importante e che è generatrice di futuro. Cerchiamo di tenere viva la fiamma del futuro e la speranza anche di queste persone bisognose. A volte anche poco, a volte anche un sorriso dato in una certa maniera o una parola data in una certa maniera tiene viva la speranza, ed è quello che la Caritas intende fare, che è una delle espressioni, non tutte, ma è una delle espressioni della carità cristiana, perché non dobbiamo identificare la carità cristiana soltanto con i beni. Certo che anche i beni, è come che anche i beni, e per questo tutto quello che stiamo facendo, che è stato detto, chiaramente rientra, ma la carità cristiana è anche il modo nel quale ci guardiamo gli uni con gli altri, il modo nel quale ci rapportiamo gli uni con gli altri, e la capacità di sapere capire la dignità di ogni persona come figlio di Dio, perché è questo che ci muove. Anche il più povero di noi è figlio di Dio, e quindi, come dice e ci ricorda il Papa, no, siamo tutti fratelli, perché in Cristo siamo tutti figli di Dio. Questo è quello che ci muove come Caritas, e quindi grazie a tutti e buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Buona giornata. Grazie, buongiorno. Buona giornata a tutti.